Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. L'estate sta per finire, ma la natura ci offre ancora i suoi magnifici prodotti, come il basilico e i pomodorini. E quindi perché non approfittarne? E allora oggi ho pensato di preparare insieme a voi dei buonissimi e straordinari gnocchi al basilico con pomodorini e scaglie di parmigiano. Niente di più semplice e di più goloso. Quindi amici miei, iniziamo subito questa semplice e buona preparazione. Vi ricordo di non saltare i passaggi per avere un ottimo risultato. E in più vi ricordo che le dosi degli ingredienti li trovate sia sul video che sotto in descrizione. Ed ora iniziamo. La prima cosa da fare è cuocere le patate, quindi bollirle in acqua e portarle a cottura. Io l'ho già fatto, quindi sono caldissime e le faccio intiepidire. Nel frattempo preparo gli altri ingredienti. Nel mixer metto qualche cucchiaiata di farina, naturalmente dal totale, questa è la farina che serve per fare gli gnocchi. Metto 2-3 cucchiai. Anche un po' di più. E alla farina aggiungo il basilico che è stato lavato e asciugato. Questo è altro basilico che tengo da parte, mi servirà dopo. Quindi andiamo a fare così. Spezzettiamo e lo mettiamo all'interno. E andiamo a frullare. E abbiamo ottenuto un composto di farina al basilico. Vedete? E lo teniamo da parte. Taglio i pomodorini in quattro parti, elimino il picciolo e faccio così. I pomodorini sono pronti. In una padella metto dell'olio, naturalmente l'olio è sempre in base alla quantità del prodotto, quindi del sugo che dobbiamo preparare. Aggiungo uno spicchietto d'aglio tagliato a metà e lascio profumare l'olio. Mi raccomando, non fate bruciare l'aglio. Profumato l'olio, aggiungo i pomodorini. E lascio cuocere per 4-5 minuti, non di più, perché i pomodorini devono essere freschi, non si devono cuocere tanto, perché in questo modo avremo tutto il sapore e la bontà del pomodoro. Aggiusto di sale. Lascio cuocere. I 5 minuti sono passati, i pomodorini hanno rilasciato il loro liquido, come vedete, e non si sono sfaldati perché devono essere ancora croccanti. Benissimo, a questo punto spengo la fiamma e metto da parte. Ho messo l'acqua sul fuoco ed ora ci dedichiamo alla preparazione degli gnocchi. Trito a coltello il restante basilico. Naturalmente è stato lavato e asciugato. Metto un po' di farina sulla spianatoia e schiaccio le patate. Le patate devono essere patate asciutte a pasta gialla. Se per caso non trovate le patate asciutte, diciamo quelle lì un po' più vecchie, potete utilizzare
le patate rosse, che sono un ottimo prodotto per questa preparazione. Schiacciate le patate, aggiungo il prezzemolo che abbiamo tritato finemente, aggiusto di sale, pizzico, non troppo, e comincio ad aggiungere alle patate la farina che abbiamo miscelato con il basilico, ecco così. Iniziamo a impastare. Che profumo! Impastiamo aggiungendo l'altra farina. Ed ecco qui, il nostro panetto è già pronto. Mi aiuto con un po' di semola rimacinata. Questa è la semola rimacinata che serve per la fine dell'impasto e per il taglio degli gnocchi. Se poi voi desiderate un colore un po' più verde, più scuro, però io dico che così va bene, oppure un sapore più intenso, potete aumentare la dose di basilico rispetto a quella che io vi darò. Benissimo, spolverizzo e adagio su il panetto. Cospargo di semola rimacinata un vassoio. E lo metto da parte. Sposto il panetto, lo metto qua così si vede meglio, e iniziamo a formare i nostri gnocchi. Prendiamo un pezzo di impasto, arrotoliamo la grandezza, la decidete voi. E con un tarocco andiamo a tagliare gli gnocchi. Ed ecco qua. E li mettiamo sul vassoio. E continuiamo con tutti gli altri. Ed ecco qui. I gnocchi sono pronti, guardate come sono belli, carini, tutti belli sistemati, così devono essere. I gnocchi sono pronti, l'acqua è in ebollizione, cuociamo i gnocchi. Salo l'acqua e calo gli gnocchi, facendo così. Elimino la farina in eccesso. Calo gli gnocchi, mescolo con delicatezza, aspetto che salgano a galla. Una volta saliti a galla, i gnocchi sono pronti. Riaccendo il sughetto, faccio riscaldare, do una mescolata agli gnocchi, aggiungo un po' di acqua di cottura. Elimino l'aglio e aggiungo del basilico fresco. Mescoliamo con delicatezza, una piccola saltata. I gnocchi sono pronti, prepariamo il piatto. Scaglie di parmigiano, e gli gnocchi al basilico
con pomodorini e scaglie di parmigiano sono pronti per essere portati in tavola e gustati al più presto possibile. Ed ora non mi resta che assaggiare, anzi, per meglio dire, consumare questo buonissimo e delizioso piatto. Vi consiglio di provare perché sono veramente una delizia. Parola di zia Franca. E con questo io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima ricetta e come dico sempre vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da zia Franca. E buon appetito!